Allora, ciao ragazzi. Allora, ultimamente non vi sto facendo dei video nuovi, vi dico la verità. Vi sto mettendo un po' di roba vecchia che avevo già fatto. Perché è un periodo che non sto tanto bene. Non sto tanto bene perché ho un po' trascurato un discorso di un'otite che ho, di un mal di orecchio, e mi fa male adesso veramente. E in questi giorni devo andare a farmi vedere. Ho sempre un fischio, mal di testa, l'ho un po' trascurata e devo andare a vedere. Molto probabilmente mi dovranno dare qualche antibiotico, non lo so. Quindi è un periodo che non sto tanto bene da questo punto di vista. Questo non vuol dire che non sto comunque continuando ad aiutare le persone che sono in difficoltà, anzi io continuo sempre nella mia opera che sto facendo, anzi sto facendo arrivare anche delle magliette da regalare per Natale alle famiglie che sto aiutando. E poi devo fare anche qualcosa ovviamente nei prossimi giorni per la gente anche del Donbass, ok? Quindi vedo di raccogliere un po' di cose, vedere se riusciamo a fare qualcosa anche per loro. A parte questo, io questo video che vi faccio adesso prendo spunto di un ragazzo, non so se era un ragazzo, signore siciliano, che mi ha scritto sotto un video dove, scusate se non mi vedete incazzato, ma c'ho qualche video ancora vecchio, magari dove parlo della situazione strana in giro. Però mi devo un attimo curare perché c'è questo problema qua. Allora, vi stavo dicendo della situazione delle strade, in Italia. E lui mi scriveva dalla Sicilia, dopo che ho messo quel video, che ogni volta che passo dalle gallerie tedesche della Svizzera centrale rimango meravigliato, e mi fa: Lambre, dovresti venire scusate, in Sicilia. Sicilia c'è stato un mio fratello. E mi ha detto che la situazione è oscena delle strade. Mio fratello minore aveva preso una macchina in affitto. Ma ne parlavo anche con questo mio amico siciliano che abita in Germania sulla situazione strade. E io e lui sembra che diciamo le stesse cose ogni volta. Difatti mi ha anche invitato in Sicilia. Sono le solite cose che ogni volta diciamo: posti meravigliosi. Paesaggisticamente meravigliosi, niente da dire, anche se non ci sono stato, però posso immaginare come tutto il Sud Italia, come tutta l'Italia paesaggisticamente, anche se io sono più da montagna, sono più da laghi, da fiume, però l'Italia tutto, se la prendiamo da nord a sud, paesaggisticamente non abbiamo da invidiare niente a nessuno, ma le strade sono scandalose, strade, mezzi di trasporto. Da una parte abbiamo gli incivili che sporcano, perché ogni tanto mi capita di vedere dei filmati della Sicilia e noto sempre, anche se non ci sono mai stato, comunque sempre pattume da parte delle strade, che non è tipico siciliano, ma è tipico italiano, perché basta anche andare in Lombardia, basta andare verso il Milanese che trovi tante di quelle. Ne ho denunziate così di queste situazioni. Ma sulla situazione strade siamo veramente messi male. Allora, io vi ho fatto vedere un po' la situazione in Germania. Allora, oggettivamente la Germania non è che tutta la situazione della Germania è uguale, ci sono anche lì dei land dove la situazione strade è un po' peggiore, ci sono delle situazioni dove è un po' migliore, penso alla Baviera che comunque. E poi dobbiamo sempre tenere presente una cosa, per esempio della Germania, che io sono diventato anche famoso per dei video dove facevo vedere le riparazioni buche, oppure come utilizzavano il catrame liquido. E allora, se faccio dei video dove vengono le buche, vuol dire che le buche vengono. È chiaro che se dopo una nevicata, dopo una situazione, le strade, anche in Germania sono comunque distrutte, perché sennò, la riparazione buche non esisterebbe. Però in realtà bisogna dire che i loro tempi di riparazione, i loro tempi di riparazione sono molto più brevi, le riparazioni vengono fatte meglio e soprattutto in alcuni casi non iniziano a fare le cartine geografiche che abbiamo noi. Quello che io voglio dire è questo per quanto riguarda la situazione strade in Italia. Abbiamo delle strade che sono oscene, perché non voglio andare a fare paragoni con altri a nord, ma voglio fare paragoni con la Spagna. Cioè, io dico, perché noi,
se faccio una comparazione Spagna del Sud, Italia del Sud, in Spagna del Sud abbiamo delle strade perfette. Tanto è vero che io, quando ero là in Spagna, ho conosciuto uno con, ero lì che stavamo mangiando con Zaccaria, c'era lì uno di Oviedo che diceva, che era lì con la madre, poi abbiamo iniziato un po' a parlare, questo qua, Oviedo, è su al nord, e mi diceva, sono stato in Italia, ho visto veramente una grandissima differenza fra il nord e il sud, cosa che da noi in Spagna non c'è. Lui parlava proprio di strade, manutenzione, tutto quello che ne rende. Perché effettivamente, nonostante la situazione strade sia comunque oscena in tutto, io devo dire che, per esempio, nella mia regione, bene o male, qualcosa si fa. Non sono così allucinanti. Se io penso alle strade anche della mia, in alcune province fanno pena, però diciamo che in Lombardia, tutto sommato, devo dire che una volta non c'era questo abisso con la Svizzera, per esempio, però tutto sommato sono nettamente meglio. Io, cioè, basta che vado in Emilia, io vado in Emilia, mi ricordo quando sono andato una volta a trovare Zaccaria quando stava a Parma, perché lui abitava lì, mica ho visto delle strade che sono scene, cioè ragazzi, ma anche quando sono andato giù alla zona lì di mare, come cavolo, che sono bei posti, vabbè, Milano Marittima, quelle zone lì, cioè anche lì le strade, le province di Ferrara, cioè, anche lì le strade fanno pena, ragazzi. E sto parlando dell'Emilia. Poi quando sono andato nelle Marche, non ne parliamo, non ne parliamo. Tutta le strade che costeggiano il mare sono allucinanti. Cioè, più scendi e più questa cosa peggiora. Quando sono stato in Puglia, che ho preso la macchina, l'ho girata tutta, mamma mia ragazzi, ci sono delle situazioni veramente allucinanti, cioè neanche, tanto è vero che, guarda, neanche farlo apposta, l'altro giorno l'amico pugliese che conosco, che l'altro giorno mi ha mandato una foto di un cratere lunare, lui sta lì, zona Fasano, mi ha detto, minchia, ho preso una buca, ho rischiato di spaccare il semiasse lì, è incazzato come una iena. Cioè, allora il discorso è questo qua, che poi dipende anche dalle zone, perché per esempio vai ad Alberobello, le strade sono belle perché è patrimonio dell'UNESCO, fai le strade, che ne so, della costiera amalfitana, sono belle, cioè niente da dire, però sono posti isolati. Al sud, vi ricordate, avevo fatto vedere la stazione di Caserta, ben tenuta. Sulle strade avrei da dire a Caserta, però le strade non sono il massimo. Però ci sono delle realtà che ho fatto vedere, ma in generale le strade sono allucinanti, allucinanti. E al di là, e con questo sto parlando delle strade, non dell'inciviltà di chi butta, cioè io dico, anche quando sono andato a Roma, mamma mia ragazzi, cioè anche lì, cioè non ci siamo in generale per quanto riguarda le strade in Italia, non ho, se io penso anche, cazzo, ma voi avete provato, io vorrei andare a fare dei video lì perché sono passato parecchie volte quando andavo al nord dell'Austria, che c'ero su un impianto, cioè vorrei andare a fare dei video in Slovenia, farvi vedere la Slovenia, ragazzi, la Slovenia è un gioiellino, cioè delle strade che sono perfette, cioè io dico, ma quando sono andato anche nel Caucaso russo, io ho pigliato dalla regione di Stavropol, sono arrivato in Cecenia, ho fatto 4 ore di strade. Cioè, non ho visto una buca, ragazzi. Cioè, quando sono andato in montagna in Cecenia a cercare il pane di Altamura e il pecorino sardo, no? Mi viene da ridere, ogni volta mi viene in mente quello che ero su in Cecenia, mi diceva, però che pane d'Altamura, no vabbè, a parte gli scherzi, cioè, ho fatto 4 ore di strada passando da Arguna, andando su in cima, tutte perfette. Cioè, io dico, ma perché siamo ridotti così? Perché? Cioè, dove vanno a finire tutti i soldi degli italiani, eccetera, eccetera? Noi veramente, ragazzi, abbiamo una situazione strade che è oscena. Io parlo a 360 gradi, poi abbiamo delle realtà che possono essere anche buone, per esempio, però in generale siamo veramente spianati. Cioè, ragazzi, io ho fatto tutta la Francia, tutta la costa francese, non ho visto un cantiere. La Spagna, perfette.
strade, autopiste, autovie, superstrade perfette. Minchia, entro in Italia, a 20 miglia sono arrivato a Genova, avrò passato 40 cantieri, a parte le gallerie, stendiamo un velo pietoso, ma 40 cantieri, ma, cioè, ma non è possibile, ma non è possibile. E poi ti fa pagare, perché arrivi a Milano su 30 euro di autostrada. Quando in altre parti addirittura, cioè in Spagna praticamente non abbiamo pagato niente, erano quasi tutte gratuite. In Francia le paghi come l'Italia, però almeno sono tenute bene, ragazzi. Cioè, in generale le strade in Francia non sono pessime, pessime. Cioè, sono meglio secondo me in Germania. Però noi siamo veramente, veramente messi male, ecco, da questo punto di vista. Quindi, cosa vi devo dire? La situazione strada è quella che è. Purtroppo i nostri politici gliene fotte niente, cioè non lo so, cioè non gliene fotte nulla, non lo so, bisognerebbe fare l'ambrenedetto ministro dei trasporti, delle strade, cioè magari, cioè veramente io non lo so, ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè, ditemi voi qualcosa, ditemi sotto nei commenti com'è la situazione strade nella vostra provincia, nella vostra regione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, dall'ambrenedetto, ciao.